indistinguibili si differenziano poi per quantità di valore di scambio di cui dispongono, materialmente le risorse economiche sempre più asimmetricamente distribuite nella società di classe. Ecco, in questo senso mi pare di poter dire che il capitalismo stia generando una diversa organizzazione dello spazio sociale, familiare e anche politico. Il nuovo capitalismo è un capitalismo del laissez-faire integrale. Ed è curioso come larga parte delle forze che si dicono progressiste non contestino la deregolamentazione propria del modello neoliberale, ma si battano tutto al più per traslarla anche nell'ambito dei costumi e della società. Questo è un paradosso curioso dell'odierna società. Quasi come se contrastare la deregolamentazione antropologica, morale, post-familiare, contemporanea, volesse dire rimpiangere il patriarcato. Il patriarcato, abbiamo detto, è un modello ampiamente criticabile per tutte le ragioni dette, fondativo del capitalismo nel suo modello originario, ma combattere contro il patriarcato oggi significa condurre una giusta battaglia contro un nemico che tende a evaporare di per sé. Nella misura in cui il capitalismo oggi non ha più alcun bisogno del patriarcato, come non ha più alcun bisogno dello Stato nazionale o della religione, ma produce esattamente il superamento dialettico di questi processi a favore di un mondo che, per il tema che ci interessa in questa nostra conversazione, è un mondo post-familiare. Il capitalismo aggredisce, consentitemi un riferimento all'autore forse più odiato della modernità, Hegel, il capitalismo tende a produrre una società di mercato integrale, un sistema dei bisogni universali, per dirla con Hegel. Il sistema dei bisogni è il momento più basso della libertà, è l'idea che si disperde, dice Hegel, nella concorrenza, nella conflittualità di tutti contro tutti. La società, secondo Hegel, supera questo momento di perdita dell'idea nella particolarità tramite gli enti della vita pubblica. Se l'idea era in se stessa nella famiglia come modello dell'eticità di base, si disperde nel sistema dei bisogni e nella concorrenza e poi viene recuperata nei momenti più alti della vita pubblica. Le radici etiche le chiamava Hegel scuola pubblica. Hegel parlava di corporazione intendendo grosso modo quello che abbiamo conosciuto nel Novecento come sindacato e che anch'esso naturalmente sta evaporando proprio come la scuola pubblica e tutte le altre radici della vita etica, e poi lo Stato sovrano nazionale come compimento della possibile vita etica. Ecco, il sistema di capitalismo perfettamente realizzato è quello che deeticizza integralmente il mondo della vita e quindi lascia che a sussistere sia soltanto la società di mercato, la market society, la società delle relazioni mercantili, quella abitata da un pulviscolo di consumatori che devono essere avulsi da ogni relazione solidale. Ecco allora che vediamo disgregarsi gli enti pubblici, di cui dicevo, lo Stato come potenza in grado di disciplinare la bestia selvatica del mercato e poi la famiglia stessa. La famiglia è stato bensì il luogo di sviluppo anche del patriarcato, ma non si può in alcun modo risolvere la famiglia integralmente nel patriarcato, da che non ogni famiglia, per essenza, presuppone l'esistenza del patriarcato. Il patriarcato, se mi consentite una metafora medica, è una patologia della famiglia, proprio come il nazionalismo è una patologia della nazione. Combattere contro il patriarcato è sacrosanto, come combattere contro lo Stato nazionale che diventa nazionalista è sacrosanto.